Sarà Massimiliano Velotto di Grosseto ad arbitrare il primo incontro in assoluto tra Crotone e Varese. Il toscano sarà coadiuvato dal primo assistente Gianluca Masotti di Bologna e dal secondo Salvatore Argento di Frattamaggiore. Il quarto uomo designato è Giuseppe Monaco di Tivoli. Una gara da affrontare con la massima serenità, senza più pensare alla sconfitta di Trieste, sapendo che i varesini sono una compagine di tutto rispetto, ben organizzata e con un organico all'altezza della Serie B. Una rosa ben allestita che consente a Sonnino di non essere considerato un allenatore alla guida di una matricola, che premedita lo sgambetto e premedita di continuare la scalata alle parti alte della classifica. In casa crotonese, pur consci delle difficoltà che si riscontreranno, tutti sono fiduciosi e pronti ad affrontare gli avversari con il massimo della concentrazione. Sì, secondo me c'è da dimenticare il risultato della partita di Trieste, però secondo me non il gioco, perché sotto quel punto di vista abbiamo fatto una buona partita. Purtroppo le partite, alla fine, quando ti va tutto storto, devi solo portare a casa il risultato e via. Per quanto riguarda il Varese, loro hanno avuto, non lo so se è una piccola fortuna giocare una partita in 2 giorni, però sono stati bravi a sfruttare questa possibilità. Due domande, no? In una. Il mister non si fida del Varese perché considera questa squadra una squadra esperta con uomini di un certo calibro e quindi non da considerare matricola, scusami, e non crede neanche al fatto che avendo giocato due tempi in 3 giorni sia stanca e appagata. No, Per te? secondo me no, loro sono una squadra come secondo me è dall'anno scorso che giocano insieme, hanno cambiato due o tre elementi e quindi cioè, sono una squadra molto affiatata. Poi non penso che sia appagata perché il loro mister è Del risultato sia ben chiaro, e dei 9 punti che hanno in classifica. ma non penso che a questo punto della stagione una squadra può credersi appagata perché mancano ancora un po' di partite, quindi penso che soprattutto il loro mister li caricherà al modo giusto per questa partita. Oggi è giovedì, per chi ci ascolta naturalmente, questa intervista andrà tra sabato e domenica. Sarai ancora della formazione titolare? Ma questo non lo so. Beati ci sarà? Nicola oggi ha disputato un po' di partitella e non so se sarà della partita. Io sono disposto a tutto. Se il mister mi dirà di giocare dall'inizio, io sono pronto come tutte le altre partite. E sei entrato al posto di Beati, ti sei subito integrato, hai subito dato il massimo. È una mia opinione personale, ma anche di tanti altri, non lo hai fatto rimpiangere. No, io ho cercato di fare quello che il mister mi chiedeva Non era facile. No, perché Nicola è da tanti anni che è in questa squadra e che sta facendo molto bene, quindi io sono contento di questa vostra opinione e cerco di dare sempre il massimo in campo.